La formula magica del sesso da millenni è attrazione più ostacoli uguale eccitazione. Ma quando restano solo gli ostacoli, forse è meglio lasciar perdere. O fare un podcast sul sesso. Qualcuno doveva entrare nell'orrore del sesso contemporaneo per dirvi che, dopo aver ascoltato questo podcast, la vostra vita sessuale non sarà più la stessa. Sono Valeria Montebello e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama È solo sesso. Un gruppo di maschi si aggira in un supermercato. Fiutano fra gli scaffali la loro prossima preda. Si sono sparpagliati dopo aver fatto una piccola riunione nel reparto surgelati. Vanno in giro come se fossero un gruppo di peni giganti. Tutti quanti, quasi in sincrono, iniziano ad approcciare donne in giro per i corridoi. Tutti dicono la stessa frase. E tutti vengono gentilmente congedati. Alla fine del ride non capiscono davvero come sia possibile. Hanno sborsato 500 euro per un workshop di seduzione avanzato. E anche questa volta, niente di fatto. Nonostante la seduzione sia diventata un gioco di like e visualizzazione in ritardo, nonostante se ci provi dal vivo, a freddo, dal nulla, in un supermercato o in un locale, ti prendono per molestatore, ci sono degli uomini che per allenarsi alla seduzione recitano frasi cringe al banco salumi. Le ragazze non escono con chi ha la Postepay. Devi mirare al sistema limbico. Se non sai il tuo codice fiscale, meriti di non riprodurti. Indossa eyeliner e camicie da poeta. Non è una lista compilata sotto effetto di droghe, ma è quello che propongono guru online che vengono pagati per tenere lezioni di seduzione. I corsi di seduzione hanno una lunga storia, ma mai come ora sono stati così popolari. Sarà per la crisi del maschio contemporaneo? Per i ruoli di genere che stanno cambiando? O per gli ormoni nella carne dei polli? Fatto sta che prima la seduzione si imparava leggendo libri, notando gesti e movimenti delle persone per strada o guardando film come proposta indecente. Ora la seduzione te la insegnano in un sottoscala pieno di lavagne con formule strane scritte sopra. Te la insegnano i pick-up artist, gli artisti del rimorchio. Un movimento di uomini il cui obiettivo è portarsi a letto più donne possibili. Una consulenza telefonica? 200 euro. Una video? 300. Per un corso completo si arriva anche a 2.000 euro al mese. I workshop di una giornata stanno sui 500. Uomini che vogliono sedurre donne. Fin qui niente di male. Uomini che vogliono sedurre donne manipolandole e facendole sentire insicure o pazze. Qui forse qualcosa di male c'è. Nonostante il fenomeno sia iniziato negli Stati Uniti, ci sono molte accademie nostrane che propongono corsi e lavaggi del cervello per conquistare donne, con tecniche di ogni genere che pescano dalla psicologia alla filosofia alla matematica al manuale delle giovani marmotte. Meno mazzi di fiori, più tecniche di programmazione neurolinguistica da imparare a memoria. Queste tecniche includono metodi per distruggerle l'autostima, impostare trappole emotive per impedire alle donne di andarsene, fare pressioni affinché cambino la propria personalità per diventare più compiacenti e magari sfruttarle anche finanziariamente. Un esempio? Fare nagging. Una delle tecniche più famose e controverse, sminuire con complimenti ambigui una donna per minare la sua fiducia. Belle unghie, ma sono vere? Mai vista una persona più brava nel crossfit di te? Ma il crossfit è per le persone che non sono brave in nessuno sport. Nella prima parte della frase, un complimento. Nella seconda parte, demolire. Farla sentire bene e il secondo dopo male. Anche le donne, però, stanno iniziando a consultare siti, forum e gruppi Telegram per essere iniziate alla manipolazione seduttiva. Per loro, al contrario degli uomini, il punto non è tanto come sedurre, ma come avere potere su di lui e fargli fare quello che vogliamo. Come trasformarlo in un uomo di valore. Ovvero un uomo che ha soldi, ambizioni e buone maniere. Un uomo che ti offre cene, borse e viaggi ai Caraibi. Il nome di questa rete di donne è Female Date Strategy.
a colpo d'occhio, le loro sembrano pagine scritte da donne per aiutare altre donne a navigare negli orrori dell'eterosessualità. Ma basta aprire un link per accorgersi di stare leggendo un manuale per streghe contemporanee. Gli uomini devono essere valutati attentamente prima di decidere di averci a che fare. Primo screening da mettere in atto. Non bisogna uscire con un uomo con una malattia mentale o con chiunque abbia problemi di soldi. No alle avventure di una notte. No agli uomini con il pene piccolo. Le donne dovrebbero evitare scroti inutili e soprattutto non darla ai fuckboys. Esemplari di maschi che svaniscono il minuto dopo aver fatto sesso per passare alla prossima. Prima le donne si opponevano a questi tipi di modelli comportamentali, proponendo una visione alternativa. Ora hanno deciso che è meglio giocare allo stesso gioco che hanno subito per millenni, smettendo di credere nell'amore, nell'empatia e nelle farfalle nello stomaco. Entrambe le comunità considerano le relazioni eterosessuali come un premio finale che richiede strategie e giochi spietati. Entrambe odiano e hanno un vocabolario molto simile. Entrambe le fazioni percepiscono il mondo come ingiusto, solo da prospettive diverse. Una a favore delle donne e una a favore degli uomini. Nessuna di queste comunità di delusi e deluse dal neoliberismo è interessata alle relazioni, alla vulnerabilità o a trovare davvero una persona. L'illusione è quella di poter imparare a sedurre silenziando completamente la controparte. Maschi che insegnano a maschi come conquistare femmine, contro femmine che insegnano a femmine come conquistare maschi. Come ovvio, nessuno ci prende. Mai. Ciao, io è da mesi che sto parlando su Instagram con questa ragazza che dalle chat che abbiamo mi piace molto, mi coinvolge tantissimo, anche se non siamo mai riusciti a incontrarci, ciononostante però appunto ci siamo detti un sacco di cose intime. E il punto è che ogni volta che provo a fare un passo in più verso di lei, a provare un po' a rompere questo muro, questa sorta di impasse che si è creata tra di noi, lei indietreggia, è come se ci fosse un equilibrio strano da tenere in piedi. Cioè, il fatto è che io vorrei davvero passare un incontro dal vivo, vorrei vederla, però non riesco proprio a capire come fare, come riuscire ad abbattere questa sorta di muro che si è venuto a creare tra di noi. Sperando che il muro da abbattere non ti porti a scoprire che stai subendo catfish e lei in realtà è un uomo anziano con la pancia, è sempre una buona idea abbattere muri. La storia ce lo insegna. Regalare dei fiori recisi, dopo anni di critiche, è di nuovo porno. Cercare di dire la cosa più brillante che ti viene in mente per catturare il suo interesse è non porno. Se il sesso e le relazioni devono essere una presa a male, almeno che sia collettiva. Quindi mandatemi le vostre storie, domande, confessioni, paranoie qui. 340-2336-742. E io ne commenterò alcune nella prossima puntata. Il tema sarà lo squirt. E Solo Sesso è una serie di Valeria Montebello, prodotta da Cora Media. Supervisione editoriale di Stefano Bises. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli e Marco Villa. Supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli. Post produzione e montaggio di Filippo Mainardi. Sound design di Luca Micheli. Producer Matteo Scelza. In redazione Francesca Abruzzese. Fonico di studio Lucrezia Marcelli. Ciao, sono Francesco Mandelli, scusa se interrompo il tuo ascolto. Non so tu, ma credo che almeno il 50% di quello che so sul mondo l'ho imparato al cinema. Per questo ho deciso di fare un podcast dedicato a tutte le volte che ci siamo emozionati guardando un film. Si chiama Quante scene. Esce il primo e il 15 di ogni mese e parla di tutto il cinema. Quello che abbiamo visto, quello che ci piace guardare adesso e quello che vedremo domani. Cerca Quante scene su tutte le piattaforme di podcast.